bentornato a questo terzo video tutorial su Navident. Nel primo video abbiamo preso dimestichezza con le immagini del software, nel secondo video abbiamo visto come effettuare una riregistrazione del fiduciario radioopaco acquisito in fase di scansione e abbiamo visto come andare eventualmente a cancellare la curva panoramica andando poi a ridisegnarla secondo un criterio clinico soggettivo. Abbiamo altresì detto che sia per quanto riguarda la registrazione che la curva panoramica generalmente soprattutto sono attività queste che appunto il software è in grado di generare in autonomia e noi abbiamo la possibilità di andarle a controllare o eventualmente a modificare. Oggi con questo video andremo invece ad affrontare un tema che invece richiede l'intervento del clinico, che è quello di disegnare il nervo mandibolare, perché appunto è un'attività che invece il Navident non fa automaticamente ma che richiede l'intervento del clinico. Come vediamo esiste una funzione specifica che è appunto Draw Nerve Canal, quindi praticamente è la funzione di disegno del nervo mandibolare e nel momento stesso che clicchiamo su quella funzione, vedete, compaiono tre quadranti, un quadrante tridimensionale, l'immagine sagittale, quindi con la zona anteriore e la zona posteriore, quindi la zona boccale e la zona linguale, e l'immagine della panorex. Allora, prima cosa, noi abbiamo la possibilità, ancora una volta, di viaggiare con le immagini, navigare con le immagini e renderci conto per esempio del diametro del canale mandibolare, del nervo all'interno del quale scorre appunto il nervo mandibolare. Come vedete ho la possibilità di poter aggiustare il diametro di questa circonferenza. In questo caso, come vedete, 4 mm è eccessivo, noi stavamo su 2,5, che in qualche modo rappresenta una porzione di canale più congrua rispetto appunto all'immagine d'eco che noi abbiamo. Quindi la confermiamo a 2,5 mm. Dopodiché, quando noi andiamo a lavorare sulle immagini panorex, vedete che io ho la possibilità ancora una volta di avere una serie di funzioni laterali, per cui l'importante è lo spessore della tomografia, in questo caso è 1 mm, cioè mi dà degli spessori tomografici pari a 1 mm. Questo spessore io posso, vedete, ridurlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e scorrendo sulla sinistra ad uno spessore di 0 mm, quindi sto aumentando il numero di slice tomografiche che sto visualizzando. Questo ci è utile perché nel momento stesso che noi andiamo a scorrere le immagini, ecco che noi possiamo identificare il forame bentoniero e nel momento stesso, in questo caso il forame bentoniero di sinistra, nel momento stesso che noi andiamo a iniziare un nuovo canale, quindi cliccare sul pulsante e andiamo a cliccare su questa immagine, vedete che automaticamente le immagini si posizionano su questo punto e mi danno la possibilità di poter visualizzare bene il canale. Quindi io proseguo con la rotellina del mouse, quindi andando a identificare la porzione di canale che voglio andare a disegnare e praticamente ho in questo senso un'immagine che viene rappresentata direttamente sulla panorex. Io ho la possibilità ancora una volta con singoli clic di disegnare la mia curva e con il doppio clic di terminare la curva. Questo posso farlo non solo sul lato
punto sinistro del paziente, ma posso farlo anche sul lato destro, quindi andrò a intercettare il forame, quindi start il canale, e a questo punto ancora una volta andrò a disegnare l'uscita del nervo dal forame e poi andare a disegnare la porzione di canale che visualizzo ancora una volta dalle immagini della mia Parallax, che ho due volte, e ancora una volta quindi il dato è chiuso, quindi abbiamo i due disegni dei due nervi. A questo punto ho la possibilità, se sono, non sono certo del lavoro che ho fatto, di andare a cancellarlo e di rifare con il tasto undo, di fare l'ultimo punto rispetto a quello che ho fatto. Quindi vediamo, per esempio, cliccando il tasto undo, questa ultima porzione non è in qualche modo stata tutta cancellata. Con il remove ho la possibilità di eventualmente confermarla. Una volta che ho cliccato il tasto done, ecco che mi compariranno le immagini con il dato riassuntivo, che è appunto il dato comprensivo della curva panoramica e dei due nervi mandibolari ben presenti, rappresentati appunto dall'immagine Panorex e quindi anche dalle altre immagini bidimensionali. Con questo chiudiamo questo terzo video, che è appunto stato dedicato a mettere a fuoco la modalità per andare a disegnare il nervo mandibolare. Grazie per la tua attenzione.